Buongiorno a tutti. Con l'ordinanza ministeriale numero 60 del 10 luglio scorso, come abbiamo visto nei precedenti video, il Ministero ha introdotto questa nuova figura delle graduatorie provinciali che verranno utilizzate in subordine alle graduatorie d'esaurimento per il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. In questo contesto, il Ministero in qualche modo ne ha approfittato per modificare anche il meccanismo di reclutamento a tempo determinato dei supplenti e anche rimodulando le ipotesi di sanzioni per i casi di rifiuto o abbandono della supplenza stessa. Oggi andremo a vedere più nel dettaglio queste ipotesi e l'impianto sanzionatorio previsto dall'ordinanza ministeriale numero 60. Partiamo dalle supplenze conferite tramite graduatorie d'esaurimento e graduatorie provinciali. Le sanzioni qui si riferiscono al singolo anno scolastico, quelle che vedremo, cioè si limitano all'anno scolastico nel quale viene conferita la supplenza rinunciata o abbandonata. Nel caso di rinuncia alla proposta di supplenza o assenza alla convocazione, l'aspirante rinunciatario perderà la possibilità di conseguire ulteriori supplenze dalle graduatorie d'esaurimento o dalle graduatorie provinciali per quello stesso insegnamento per tutto l'anno scolastico. Nel caso invece in cui, dopo aver accettato l'incarico di supplenza, non dovesse assumere servizio, in questo caso l'aspirante perderà la possibilità di ricevere ulteriori incarichi per tutte le graduatorie in cui fosse inserito, comprese le graduatorie di istituto, però limitatamente alla classe di concorso, all'insegnamento cui si riferiva l'incarico di supplenza. L'ultima ipotesi è quella dell'abbandono della supplenza dopo aver assunto servizio. In questo caso l'aspirante perderà la possibilità di ricevere, sempre per quell'anno scolastico, ulteriori incarichi di supplenza per tutte le graduatorie e per tutti i posti o le classi di concorso in cui è inserito in graduatoria. Questo per quanto riguarda le supplenze conferite tramite GAE e GPS. Per quanto riguarda le supplenze conferite tramite graduatorie di istituto, anche qui l'ipotesi di rinuncia alla proposta di contratto a tempo determinato, nel caso in cui l'aspirante fosse inoccupato, cioè non impegnato con altri incarichi di supplenza, verrà collocato in coda alla terza fascia delle graduatorie di istituto per quell'insegnamento per il quale ha rinunciato alla proposta di contratto. Nel caso in cui avesse accettato la proposta ma non avesse preso servizio successivamente, l'aspirante perderà la possibilità di avere ulteriori incarichi di supplenza per quell'insegnamento per tutte le scuole in cui risulta inserito nelle graduatorie di istituto. Infine, nel caso in cui, dopo aver accettato, aver assunto servizio, l'aspirante dovesse abbandonare la supplenza, in questo caso sempre per quell'anno scolastico, perderà la possibilità di avere ulteriori incarichi di supplenza da tutte le graduatorie nelle quali è inserito, quindi per tutti gli insegnamenti. Questo è l'ultimo video di questa sessione prima delle ferie estive, pertanto vi auguro buone vacanze e ci rivediamo a settembre. Grazie e arrivederci.